Recenserie Recenserie presenta. presenta. Ma buongiorno e benvenuti a un nuovissimo episodio di Recen Podcast, la rubrica di recensioni che va in onda tramite gli amici di Active Web Radio ogni venerdì dalle 18 alle 19. Questo ricordiamolo sempre perché c'è qualcuno di voi birboni che non si segna queste cose sul calendario. Questa volta cerchiamo di creare un piccolo trade d'union, non so se l'ho pronunciato giusto, con una delle nostre precedenti puntate. Qualche episodio fa, non sappiamo ancora di preciso quanto perché noi di recensioni non sappiamo contare. Qualche episodio fa il mio caro collega Valerio, che è presente anche oggi, Buonasera, eccomi qui. perfetto, benvenuto, vi parlò della serie di Girls, o meglio della quinta stagione di Girls, serie HBO, targata HBO. Questa volta parliamo di un'altra serie HBO debuttata quest'anno con una prima stagione. Parliamo della serie a sfondo musicale Vinyl, che ha fatto molto parlare di sé nei primi periodi per il fatto che tra i nomi della produzione c'erano questi nomi di gente poco famosa che noi abbiamo conosciuto quest'anno, chiamati Martin Scorsese e Mick Jagger, di cui insomma io ho sentito parlare soltanto adesso. Oggi, oltre a Valerio, che avete sentito prima, abbiamo un altro ospite che per sottolineare ancora di più questo trade union, ha partecipato al podcast di Girls. Salutiamo un'altra volta Eleonora De Grassi. Ciao Eleonora. Eccola qua, sentitela. Ebbene, oggi noi ci ritroviamo a parlare di questa serie storico-musicale prodotta, come detto prima, da HBO e aventi questi, insomma, novizi detti Scorsese e Mick Jagger. Ma andiamo con ordine e passiamo la parola a Valerio perché è stato il recensore che si è occupato della prima puntata. Quindi, come detto prima, Vinyl, essendo una serie molto nuova, presentiamola un pochino alle persone che la conoscono soltanto attraverso le nostre parole. Allora, Valerio, dici, se dovessi presentare questa serie a un perfetto sconosciuto, come la presenteresti? Allora, cominciamo col dire che, come hai detto tu, questi novizi Scorsese e Jagger, ma io aggiungerei anche Terence Winter, che è quello che forse i fan dei Soprano e di Boardwalk Empire un pochino conoscono. Uno che lei, un appassionato di serie TV che sente parlare di una serie del genere, potrebbe parlare anche della lavorazione della canna da zucchero, forse se l'andrebbe a guardare. Se poi questo appassionato di serie TV è anche un appassionato di musica, musica rock, musica pop, con una particolare focalizzazione sulla musica rock anni 70, sente parlare di una serie HBO prodotta da Winter e Scorsese, con anche l'aiuto di Mick Jagger, insomma, non certo l'ultimo degli scemi in ambito musicale, sicuramente è una serie che va assolutamente segnata sul proprio taccuino. Che serie è? Allora, se uno dovesse presentarla appunto a uno che sta cominciando una serie da zero e volesse chiedere consiglio, andrebbe specificato subito un aspetto. Allora, Vinyl non è assolutamente un musical, una serie a sfondo estremamente musicale, esclusivamente musicale. Vinyl si pone in diretta continuità con Boardwalk Empire come dramma in costume. Lasciano gli anni 20 e quegli anni 70, due decenni, due epoche a loro modo eleganti, con eleganze diverse ma eleganti, esteticamente ricercate, con un certo tipo di architettura intendo di arredamenti interni, di mode, di modi di vestire, di modi anche forse di parlare, di divertirsi, eccetera. Cosa hanno in comune quindi? Più che una vera e propria narrazione che segue un filo logico, la presentazione di un'ambientazione specifica a cui viene aggiunto un determinato dramma. Quindi chi conosce, chi è esperto, chi è appassionato di un certo tipo di musica di un periodo come quello degli anni 70, sicuramente Vinyl se lo potrà godere alla grande, ma esclusivamente per i riferimenti che verranno fatti a certi gruppi, a certe musiche, insomma, entrate abbastanza nella leggenda. Chi ne rimarrà più soddisfatto, più che l'appassionato di musica, è l'appassionato di serie TV, poi se queste due persone coincidono, buon per lui. L'appassionato di serie TV avrà modo di seguire il tipico show HBO, ma soprattutto il tipico show in cui c'è la mano di Scorsese e di Winter, cioè uno show da sfondo malavitoso, dove il protagonista è tutt'altro che un eroe, è un antieroe, e non è il primo caso, in questo caso bravissimo Bobby Cannavale, diciamo, del suo contributo, ma non è certo il primo. E abbiamo Tony Soprano, Naki Thompson su Boardwalk Empire, e questi sono soltanto due per citare show che hanno creatori affini, soprattutto l'emittente in comune. Quindi Vinyl può essere veramente ben assorbita, ben goduta esclusivamente da un appassionato delle serie TV, quelle ben fatte, quelle che sono rimaste nell'Olimpo. Poi chiaramente Vinyl ha ancora tutto da dimostrare, benché l'ottima prima stagione, bisogna ancora aspettare e vedere se avrà un tipo di evoluzione di alto livello, come
e solo perché era stata rinnovata per una seconda stagione prima della sua messa in onda ha potuto avere questa seconda stagione già in freezer, ma bisognerà vedere poi come si evolverà, come continuerà e soprattutto se creatori avranno delle idee ben precise, insomma, sull'andamento della serie. Quindi, riassumendo, musica c'è, ma non quanto ci si sarebbe aspettato. C'è un bel po' di violenza, di criminalità, di botte, di droga, quindi è bello. Beh, come bisognava aspettarsi da una qualsiasi serie HBO, insomma, l'HBO è famosa per tutte queste tematiche. Tra l'altro, in tutto quello che ha detto Valeri, volevo aggiungere una cosa. Lui ha parlato di citazioni a livello musicale. Noi ora non vogliamo fare spoiler, però vi diciamo che Vinile è bello perché si concentra tanto sulla vita di perfetti sconosciuti e, mentre gente famosa come, citiamo delle personalità a caso, tipo Jimmy Page, chitarrista delle Zeppelin, o il compiantissimo David Bowie, appaiono come comparse. Come se incontrate un amico per strada, ah, ciao, come vai, eccetera, eccetera. L'avevo fatto come riferimento nella prima recensione, che appunto i Led Zeppelin sono stati vere e proprie comparse, ma la cosa impressionante, come probabilmente è successo anche in Boardwalk Empire, soltanto che lì, diciamo, è un'epoca un pochino più lontana da noi, non potevamo riconoscere certi aspetti, almeno io, che sono un ignorante in materia storica, non sono andato a riconoscere certi eventi o certe situazioni. Però io, quando ero più piccolo, ho sviscerato e consumato e guardato più volte il concerto dei Led Zeppelin del 1973, poi raccolto in un film uscito nel 75, si chiama The Song Remains the Same, con un loro concerto al Madison Square Garden, dove praticamente si vede per un attimo una piccolissima scena, come backstage, come insomma al di fuori dal concerto, di questo ragazzo che vende delle magliette. Ma proprio una questione di un secondo, è sempre rimasto impresso, ma quindi è una coincidenza che io me lo ricordi. Si vede questa scena sul primo episodio di Vinyl, in cui un attore vagamente somigliante a Jimmy Page, a Robert Plant, interpreta Robert Plant, e il manager delle Zeppelin, che chiunque abbia letto un po' la storia delle Zeppelin sa che non era proprio un tipino tranquillo, era un personaggio abbastanza violento, minaccia questo ragazzo che stava vendendo queste magliette, e l'ha riconosciuto subito la scena. Cioè, questo per dire cosa? Che la musica viene citata, tant'è vero che in molti episodi vediamo questi stacchi, questi momenti assolutamente al di fuori della narrazione, con qualche tipo di canzone, che non sono citazioni di canzoni esistenti, ma citazioni di uno stile. Si sentono le Zeppelin per un attimo, ma non sono le Zeppelin, è una canzone che può ricordare una canzone delle Zeppelin, riprodotta benissimo, ma non sono le Zeppelin. E quello, diciamo, è un po' una rievocazione, probabilmente anche i diritti delle canzoni delle Zeppelin sono quelli che sono. Però non mi pare che nei 10 episodi si sentano mai. Bene, il nostro caro Valerio adesso ha fatto un excursus su, diciamo, come approcciarsi alla serie a livello di, possiamo dire, di spirito. Mentre per non saper leggere e né scrivere, invece, se uno volesse cose più concrete, proprio, nel senso, presentami proprio la trama di cose, di eventi che succedono, facciamo che ce lo dice la nostra cara Eleonora, così insomma le facciamo sfoggiare un po' la sua bella voce. Ci siamo dovuti studiare un sacco sta voce. Sì, guardate, è una cosa sì, davvero purtroppo un po' parte del mio carattere questo, quindi anche con voi di recenserie l'ho fatto. Comunque, Vinyl, allora io ho amato Vinyl soprattutto da amante delle serie TV, perché non ho probabilmente la vostra conoscenza musicale che mi possa anche far cogliere probabilmente dei sottotesti o dei riferimenti che voi probabilmente cogliete. E quello che invece da amante delle serie TV ho notato è soprattutto la forza interna che ha Vinyl. Vinyl è una serie erotica, vibrante, forte sotto tutti i punti di vista, perché così è anche il suo protagonista. Ci Finestra è un personaggio che non è realmente esistito, di finzione, è un produttore di una fantomatica casa, l'American Century Records, che sta vivendo in acque terribili, sta per chiudere, e Ricci Finestra deve in qualche modo risolvere la situazione. Per capire com'è Ricci basta citare delle parole che lui dice nel pilot: orecchie d'oro, lingua d'argento e palle di bronzo, il problema è il mio naso, in quello ci metto dentro di tutto. Infatti Ricci è proprio questo. Ricci è un drogato, vive di sesso, sangue, sudore e alcol, e la cocaina gli fa compiere qualunque tipo di azione. A Ricci non interessa di niente di nessuno, l'unica cosa che lui sente è la musica, la possibilità di trovare una voce per poi poter fare un grande successo,
insomma in questo momento qualcosa nella sua vita sta andando storto, non solo la sua vita lavorativa ma anche la sua vita sentimentale. La bellissima Olivia Wilde, che è Devon Finestra, sta vivendo un momento di crisi. Infatti capiamo fin da subito che Richie non è quello che si può dire un marito aperto, pronto ad accettare la libertà della moglie, nonostante sia la bellissima Olivia Wilde, anzi probabilmente proprio perché la bellissima Olivia Wilde. Infatti fin da subito capiamo che è più una moglie da vetrina, insomma, che non tanto una moglie nel vero senso della parola. Pensiamo a una delle sequenze più sexy e erotiche dell'intera stagione, quando con Hannibal, uno delle grandi voci e dei grandi talenti che ha nella sua scuderia Richie, decide insomma di fare una cena e di portare sua moglie, non tanto perché di solito una cena di lavoro si porta la consorte, quanto per usarla in modo tale che Hannibal potesse restare nella sua scuderia. Cosa succede? Chiunque ha visto questa puntata capisce la tensione erotica che percorre questa sequenza. Devon, arrabbiatissima con Richie perché appunto si sta drogando, non è marito ma è non si sa dove, non si sa con chi e non si sa per quanto, e utilizza il suo corpo per far ingelosire il marito, che ovviamente non può far altro che ingelosirsi, quindi manda all'aria la possibilità in qualche modo di risollevarsi da questa crisi uscendo dalla porta, portando dietro la moglie. Ma non è strano questo, perché Richie è spinto proprio dalla droga a dei colpi di testa inimmaginabili. Ad un certo punto, nel momento in cui la moglie decide di lasciarlo, lui pensa bene di correre in un locale dove pensa di trovare la moglie, fare a pugni con chissà chi, Andy Warhol. Anche in questo caso Richie dimostra di non saper gestire le proprie emozioni, dimostra anche, per giunta, di rendersi conto di quello che sta perdendo proprio quando oramai non ha più riaverlo, o almeno non ne ha più gli strumenti. Pensiamo a un altro bellissimo momento, quello in cui Devon torna a casa dopo essere stata via per un po' di giorni, e in quel momento trova il marito con gli occhi fuori dalle orbite, sudato, distrutto anche fisicamente, che per quelle, mi sembra, 72 ore, pensa di farsi di cocaina e di vivere queste sue giornate con un fantomatico personaggio che è un amico che aveva perso molti anni prima. Possiamo dire che quella è l'unica scena, scusa che interrompo, leggera, non caduta di stile, però se uno conosce un certo tipo di racconti, di film, di romanzi, che mo non cito perché magari qualcuno non li ha visti e quindi poi sono spoiler, quando, diciamo, gli estremi per riconoscere un personaggio immaginario si sono posti da subito in quella puntata, sì. Perché quando si vede che questo non interagisce con nessuno, era una cosa di una telefonatezza, non so se si dice, incredibile. Facciamo che si dice. Facciamo che si dice. Ed è chiaro, a mio avviso, che la parabola di questo personaggio non può far altro che, o almeno in quel momento, ci è chiaro che sta sempre più nel più profondo inferno, perché non ha più appunto la forza per risollevarsi, e quindi tutto questo suo dolore, questa sua sofferenza, questa sua mancanza di lucidità nasce da cosa? Da un sonno che non conosce, da un amore che non è più corrisposto, dall'abuso di alcol e di droghe, da una paranoia, da un tormento che lo tormenta, scusate il gioco di parole. Dopo telefonatezza puoi dire tutto quello che vuoi. Sì, da un ricordo, da un senso di colpa di qualcosa che ha compiuto, che succede, insomma, che avviene già appunto nell'episodio pilota, quindi questo omicidio, fanno sì che lui non sia presente a se stesso, ma è anche ciò che lo rende così affascinante per lo spettatore, secondo me. E questa parabola poi si conclude in un gesto quasi di autoliberazione, nel momento in cui Richie va dalla moglie a dire ciò che ha compiuto. In quel momento, secondo me, c'è un vero gioco da maestro, cioè c'è un vero gioco di scrittura, perché proprio nel momento in cui noi pensavamo che oramai fosse nella polvere, e in un qualche modo inizia a risollevarsi, nonostante probabilmente un personaggio come Richie non si risolleverà mai. Appunto, basti pensare che ha perso la moglie, ad un certo punto perde anche quello che ha il
suo migliore amico, in un modo che è tanto bizzarro quanto nel suo personaggio, ma anche quasi comico. Questa fuga con Zach a Los Angeles, dove succede un po' di tutto, fino al ménage à trois, cui Zach è convinto di avere vinto un premio, in realtà poi queste lo abbandonano e per un momento crede che le sue compagne di una notte gli abbiano rubato i soldi, e cioè, c'è anche molto, molta commedia, molta, cioè, c'è anche un'ironia cinica pazzesca, che poi si rompe nel momento in cui in un attimo di lucidità capisce che non è tanto lui lo sciocco, lo scemo, ma che accanto a lui ha un amico, insomma, su cui non deve fare troppo affidamento. Beh, diciamo così, perché Leonora è una signora e non lo vuole dire, quindi lo diciamo noi maschi brutti, diciamo un amico di merda, ecco, detto proprio, sì. Detto proprio papale papale. Esatto. E quindi io direi che Vinil, grazie al suo protagonista e grazie alla sua tragedia individuale, ma anche di un'epoca, o comunque di un certo mondo, diciamo, sembra dilatare e rendere ancora più vive delle immagini, dei personaggi, un certo tipo di memoria che in un modo o nell'altro fa parte di noi, di chi guarda questa serie. La penna o la regia, il montaggio ci immerge in un'epoca, in un mondo in cui ci si sente come in una sorta di montagna russa, perché con questi personaggi siamo all'apice per poi essere nella polvere. Volevo usare il tuo francesismo. È concesso. Vediamo dei fantasmi come David Bowie, Janis Joplin, personaggi che fanno parte sia del nostro passato, dei nostri ricordi, persone ancora viventi come persone che ormai non ci sono più, e dà la capacità, un prodotto come Vinil, di sommare perfettamente fascino e trasgressione, di evocare la musica e un'epoca che oramai non c'è più, con una maestria sia di scrittura che di regia, diciamo, impareggiabili, o comunque un prodotto che si può meritare un bellotto, se non, insomma, se parlare di capolavoro ad una prima stagione è un po' forte come immagine. Diciamo anche che una particolarità che ha Vinil, io prima ho fatto i paragoni con Boardwalk Empire di Soprano, dove i grandissimi attori, cioè Gandolfini e Steve Buscemi, tra tutti mezzi italiani che si stanno facendo casa adesso, sì. Vabbè, comunque Steve Buscemi e James Gandolfini hanno fatto un lavoro come protagonisti, però avevano anche intorno a loro una base di personaggi secondari clamorosi, fantastici. E possiamo dire in questa prima stagione che Bobby Cannavale fa quasi tutto da solo, cioè gli attori ci stanno, ci sono attori importanti e personaggi importanti, non è che si voglia sminuire loro, però fate caso a quante scene ci sono con lui completamente da solo. Quante scene sono portate avanti con le sue espressioni, con la sua ansia, col panico, con la nevrosi, con lui solamente da solo in una stanza. Io adesso vado a memoria, ma non mi riesco a ricordare delle scene con Tony Soprano o con Naki Thompson da soli. Ci sono magari, però noi non capiamo i loro pensieri o cosa loro pensano, tanto è vero che sono personaggi che spesso ci colgono di sorpresa. Chi ha visto la seconda stagione di Boardwalk Empire sa cosa mi riferisco. Invece con Ricci Finestra noi sappiamo esattamente quello che gli passa per la testa, ce lo fa capire lui, e là in questo Bobby Cannavale credo abbia fatto un lavoro fantastico. Spero che l'attore non abbia la stessa personalità dei, non dico di Ricci Finestra, ma proprio dei personaggi che interpreta, perché non è la prima volta che, sempre citando Boardwalk Empire, faceva un personaggio anche lì tutt'altro che sereno. Farei riferimento anche a un'altra serie con cui ci sono vari collegamenti, sarebbe Mad Men in un certo qual modo. Con Draper che Ricci Finestra sono degli uomini viziosi che puntano all'ambizione, ma come anche ad esempio Jamie ricorda Peggy Olson, o Devon ricorda la moglie di Don Draper, e anche un po' la costruzione del mondo è simile sotto molti punti di vista. No, certo, più che altro io Mad Men sta in lista, diciamo, ancora la devo recuperare, lo farò prima possibile, però la caratteristica che ha insieme a Vinil, e anche aggiungerei a Masters of Sex, che poi, insomma,
Ecco, mettiamola così, i nostri genitori, i nostri parenti hanno quell'età lì, è un passato che a noi comunque non è così lontano. No. Per noi è difficile pensare che si faccia un'opera di finzione storica in un periodo che comunque noi abbiamo concretamente, diciamo, avuto a contatto, perché noi non abbiamo mai vissuto quegli anni, ma conosciamo persone, ci sono vicine persone che li hanno vissuti. Quando invece vediamo una cosa sugli anni 20, come può essere Boardwalk Empire, sì, là proprio possiamo avere, uno può avere un bisnonno, può aver conosciuto un bisnonno, può aver avuto un nonno, può aver visto qualche foto in bianco e nero, anzi più che in bianco e nero, no? Vabbè, insomma, può aver visto qualcosa lontanamente, lo identifica come un tempo relativamente vicino perché sa che è il Novecento e quindi siamo lì, non è come vedere una cosa non ambientata nel Medioevo, però già è una storia astratta, è già un periodo distaccato. Vedere gli anni 70, sentir parlare della produzione di dischi che magari i propri genitori hanno in casa, hanno visto e ascoltato quando eravamo piccoli perché ci venivano fatti ascoltare dai nostri genitori, diventa strano a quel punto, è come se facessero una serie TV per quanto ci riguarda sugli anni 90, è un decennio che ormai è completamente andato. Sarebbe una serie TV terribile. Però noi abbiamo quello proprio vissuto. Sì, sì, oppure abbiamo vissuto proprio almeno per quanto mi riguarda l'infanzia, perché negli anni 90 ho avuto dagli 0 ai 9 anni, quindi non è che ricordi granché. Per tutto quello che ha detto Valerio c'è un termine in inglese abbastanza bello, che è anche un detto, che si riassume tutto dicendo so close yet so far. Quindi così vicino eppure così lontano, perché insomma gli anni 70 non sono di certo dietro l'angolo. No, io volevo soltanto aggiungere una cosa e dirvi che appunto per rassicurare sia Eleonora che Valerio nel loro discorso, che dicevano speriamo che comunque gli attori che interpretano ruoli così possiamo dire estremi non abbiano tra le loro caratteristiche nella vita vera proprio le personalità del loro personaggio. Beh, io posso rassicurarvi perché almeno per quanto riguarda l'attore che ha interpretato Richie Finestra nel recente film di Ant-Man, che è uscito a ottobre nelle sale mentre verso marzo ne è uscito il DVD, l'attore che fa Richie Finestra, di cui non ricordo assolutamente il nome, Bobby Cannavale, perfetto, grazie mille, fa la parte del padre adottivo amorevole e iper protettivo, proprio un vero amore. Non me lo immagino neanche un po'. E tra l'altro, Vale, il collega di lui, di Cannavale, è Wood Harris, che ha interpretato Evan Barksdale in The Wire, quindi un'accoppiata HBO, tra l'altro. Per me è fondamentalmente una grande occasione perduta, nel senso è un'opera sicuramente di grande alta qualità, ma che forse vuole essere troppe cose importanti, tipo un ritratto sociale della società degli anni 70 di New York, un ritratto della musica di quel periodo, cercare di bilanciarsi dall'essere una serie che parla di decadenza ma anche di rinascita. Poi quella trama relativa all'omicidio, sinceramente, un po' buttata lì senza senso, secondo me. Devo dire che però si vede che c'è qualità, c'è volontà di un progetto, una visione. Spero che, diciamo, che nella seconda stagione queste cose vengano un po' più riviste e rese magari più fluide, anche per essere più godibili. Bene, quello che avete ascoltato era colpo di scena un altro nostro collaboratore di recensere, Simone delle Donne, che come Eleonora avete sentito tramite contributo audio nel podcast su Girls. Sarà un caso che vogliamo prendere gente che ha partecipato a Girls, ma lo scoprirete nei prossimi episodi. Potrebbe essere una sottotrama intrigante nei nostri podcast, un po' come la sottotrama di Biglietti, vero Vale? Esatto, esatto. Biglietti non tutti la conoscono, ma insomma prima o poi ne saprete qualcosa in più. Esattamente. Perché non vi abbiamo detto nulla dell'intervento di Simone delle Donne? Perché, ragazzi, noi viviamo a pane e serie TV, abbiamo bisogno di un cliffhanger e quindi come colpo di scena abbiamo inserito Simone le Donne. Bene, arrivati a questo punto abbiamo fatto un po' un grande excursus molto seriale, soprattutto Eleonora ci ha fatto una bellissima analisi molto approfondita dell'aspetto più televisivo del telefilm, che tra l'altro mi accingo a fare i complimenti Eleonora, perché ha sottolineato degli aspetti comunque molto in comune tra i serial HBO, ovvero che la maggior parte dei personaggi, allineamento bene e male, è sempre molto labile. Insomma, questi protagonisti, questi personaggi sono personaggi più che altro umani, che sbagliano tanto ma fanno anche tanto di giusto. Quindi bella storia, Eleonora, giusto per usare ormai questo slang molto giovanile e per andare sul francesismo andante, possiamo dire. Mentre in questa seconda parte, ovviamente ci accingiamo a parlare di un, oddio, stiamo già parlando di un serial
dalla grande impronta musicale, quindi in questa seconda parte daremo più spazio alla musica. Musica che tra l'altro è stata trattata con grande professionalità, ma anche con grande conoscenza, insomma. Per esempio nell'episodio, correggetemi, 8. Sì. Esatto. Ecco, già quello si prende dei minuti per spiegare come si crea una qualsiasi canzone blues. E insomma, la spiegazione che viene data è una vera e propria lezione di musica, una lezione di musica ovviamente molto corta, anche molto semplicistica, ma pur sempre veritiera. Poi vabbè, noi abbiamo qua anche un grande esperto di musica che si è laureato presso il Conservatorio del Vaticano, il nostro caro Valerio Di Paolo ci potrà dire meglio sull'aspetto musicale. Cosa dici, Valerio? Che insomma c'è gente di livello dietro Vini, giusto? Sì, sì, no, intanto ci tengo a dire che oltre al Conservatorio del Vaticano ho frequentato anche l'Accademia del Nepal. Eh beh. Stato... Sì, Vinil, come ho detto all'inizio, tocca alcuni aspetti della musica in maniera proprio inferiore rispetto a quello che ci potevamo aspettare quando sentiamo che Mick Jagger si butta nella produzione di una serie televisiva. Detto questo, però, per smentirmi completamente con quello che ho detto prima, diciamo che l'aspetto musicale, musicologico, e anche come hai detto tu giustamente, e come hai ben improntato nella tua recensione, che sì, ti confermo che la 8, lo sto vedendo adesso, e anche a livello tecnico, diciamo che Vinil entra parecchio nel mezzo della musica, dei tipi di musica e soprattutto degli stili e delle differenze anche, se vogliamo, sociali che stavano dietro a diversi generi. Diciamo, vuol dire che tu hai detto una cosa giusta, cioè quando il personaggio, di cui non ricordo assolutamente il nome, fa quella piccola lezione ai Nasty Beats, affronta degli aspetti molto più intensi, più profondi di quelli che noi ci possiamo aspettare, per due motivi. Partiamo col primo. Ah, scusa Valerio, se ti interrompo. Scusa Valerio, se interrompo, il personaggio sì. Si chiamava Lester. È venuto Lester, adesso. Ok. No, sì, Lester. Allora, EAB è il titolo dell'episodio. Allora, I fa riferimento al Mi. Nella notazione che noi conosciamo, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, noi la chiamiamo così. Nella lingua inglese ci sono delle iniziali delle lettere, dove la A non è Do, ma è La. Quindi E sarebbe Mi, A sarebbe La e B sarebbe Si. Queste tre sigle riferite a degli accordi, B sarebbe la dominante di E. Cioè l'accordo di Si crea uno stato di tensione che porta all'accordo di Mi, la tonica, chiamata la tonica. Quindi, per essere più brevi, abbiamo un primo grado, quarto grado e quinto grado, che poi di conseguenza questo quinto grado cade sul primo. Lester lo spiega come parlando del blues, ma questo è un giro, diciamo, tonale che risale addirittura allo stile classico. È la base della tonalità in generale. Ci sono un sacco di video su YouTube che fanno vedere come da questo giro, o comunque da giri simili abbastanza elementari, si tirano fuori quasi tutte le canzoni pop. Quindi, dopo questo preambolo, cui non mi sono capito neanche io, possiamo arrivare a dire che in quel momento Lester sta spiegando la base tecnica di una creazione armonica di una canzone, entrando nel merito di nozioni abbastanza elementari che i Nasty Beats lì per lì non conoscono. E qui vengo alla seconda parte in cui voglio arrivare. Chi sono i Nasty Beats? I Nasty Beats anticipano ampiamente quello che è, se vogliamo, l'ignoranza musicale, passatemi il termine un pochino così forte, l'ignoranza musicale che poi avremo tra qualche anno dopo rispetto agli anni di Vinil con il punk. Ossia, la musica dove il bello non è ammesso, dove tutto deve essere graffiante, brutto, violento, arrogante, che è proprio quello che piace al personaggio di Ricci Finestra, e lo capiamo sin dal primo episodio, dei primi episodi. Lui vuole l'energia, vuole qualche cosa che sia contro qualsiasi tipo di accademismo, di sapienza tecnica. Lui prende un disco di Jethro Tull, nel primo disco, perché Jethro Tull era un gruppo che faceva tutto il flauto traverso negli anni 70, un gruppo molto, se vogliamo, raffinato, che mischia rock con elementi di musica classica. Prende questo disco, lo butta, lo cestina, non vuole più averne a che fare. I Focus, che abbiamo sentito prima, altro gruppo che faceva uso del flauto, ecco, un gruppo un pochino più caricaturale che va molto su sonorità quasi barocche, i Focus vengono presi in giro, vengono proprio veramente presi in giro. Quindi, in una serie ambientata nei primi anni 70, cosa si fa riferimento? Al blues di Lester, quindi che va un pochino più indietro, però comunque uno stile che nasce dal basso. Un pre-punk dei Nasty Beats, alla musica etnica con contaminazioni in quella pseudo-discoteca, in quella prima discoteca che poi evolve addirittura nella disco music. Insomma, tutti i generi musicali che il cultore della musica rock nei primi anni 70 non vuole saperne, insomma, non ne vuole avere a che fare. E invece, la, chiamiamola tra virgolette, delusione che può avere questo appassionato di musica rock che si guarda Vinil,
e sta proprio in questa, in questo, se vogliamo, approfondimento, in questa predizione, in questa profezia che viene compiuta con dei generi che si ritroveranno solo qualche anno più là. Quindi Ricci Finestre viene visto come un precursore di quella che poi è il vero successo commerciale appunto della disco music, dei successi, delle hit, e anche, ma della musica punk stessa, che è stato comunque un fenomeno anticommerciale, ma che poi è stato anche commerciale. E tant'è vero che il suo personaggio, come ha detto prima molto bene Eleonora, è un'incarnazione di tutte queste caratteristiche. Se uno riascolta la descrizione che ha fatto Eleonora del personaggio di Ricci Finestre, trova le stesse identiche descrizioni che ho fatto io adesso del tipo di musica che viene espressa e che viene lanciata questa serie. Se vogliamo, anche ho letto diverse cose, ma non ho vissuto quegli anni. Non so se nel 73 effettivamente esistessero dei gruppi che anticipassero la musica punk. La musica punk è nata in delle strade inglesi, se vogliamo, nella seconda metà degli anni 70, abbiamo parlato del 76, con l'esplosione poi nel 77, quindi forse il 73 era un po' presto, ma è finzione, insomma, ci va bene anche quello. E appunto, come ho detto prima, i Led Zeppelin vengono abbandonati al primo episodio, Jethro Tull appunto vengono sbeffeggiati, i Focus vengono sbeffeggiati anche loro, mentre invece i personaggi veramente omaggiati sono Lou Reed, quindi un altro precursore di un certo tipo di musica rock, David Bowie, quindi un altro personaggio che ha travalicato gli anni 70, non è conosciuto i suoi lavori degli anni 70, ma fino a poco tempo fa, insomma, prima che ci lasciasse, è stato sulla cresta dell'onda, non è mai stato un personaggio datato, che piacesse o meno. Quindi vinil, la musica la prende di sbiego, la prende nella sua scomodità. Io nella mia recensione del season finale ho voluto, magari anche un po' fuori luogo, ma ho voluto dividere in paragrafi la recensione citando il Manifesto del Futurismo, perché il Manifesto del Futurismo esprime in maniera completamente diversa, in un contesto completamente differente, esprime un certo tipo di rottura con degli schemi, che poi è quella che può essere parafrasata con quella che vuole compiere Ricci Finestre nella sua casa discografica, vedendo nei Nasty Beats una possibilità di questo, anticipando appunto la musica punk, la musica di rottura che potesse completamente distruggere l'accademismo, il virtuosismo, i tecnicismi che la musica degli anni 70 aveva portato. Che tra l'altro, in tutto questo, per sottolineare il discorso che hai fatto tu del precursore eccetera eccetera, fa un po' di specie certi discorsi che comunque si fanno se si pensa all'ambientazione. Una persona che magari si interessa in questi anni di musica rock in un contesto musicale dove artisti come tipo Lady Gaga o che ne so altri più votati alla musica più dance, più techno, uno si mette ad ascoltare rock e dice vabbè che merda questi anni, insomma era meglio gli anni 70 che c'era la musica giusta, e poi sente un discorso come il nostro e vede un personaggio come Ricci Finestre che cerca il commerciale, diciamola così, alla brutta. Allora, ma certo, perché vinil nell'ambito musicale esprime proprio quell'ambiguità tra bene e male. Per noi puristi, ma per noi parlo in generale, se si parla di musica di alto livello si esclude il commerciale, a meno che uno non voglia considerare il commerciale di alto livello, ma no, direi. Se uno parla di musica di un certo livello parla di bene e di male, cioè la musica fatta contro i soldi è bene, se vogliamo essere molto così, mentre invece la musica fatta per i soldi è male. E Ricci Finestre è un personaggio che sta al confine tra bene e male, esattamente come Tony Soprano, eccetera. Vabbè, Tony Soprano forse sta un po' più in là però insomma sta al limite anche lui. Ecco, poi un'altra cosa impressionante è che se ci cerca di evitare questi ornamenti, la musica viene cercata nella sua essenzialità, nella sua brevità e nella sua ignoranza anche, c'è un contraltare scenico, perché poi vinil c'ha un tipo di struttura narrativa e un tipo di ambientazione che di tutto si può dire tranne che ignorante. La scrittura degli episodi, le chiusure degli episodi, le ambientazioni, le riproduzioni scenografiche mi ricordano molto più il rock progressive che il rock punk, ecco. Assolutamente. Tutto questo comunque per dire che alla fine possiamo riassumere il tutto con un detto: che tutto il mondo è paese, nel senso che esatto. I problemi di oggi erano anche i problemi di ieri alla fine, quindi le cose sì sono cambiate, ma chissà quanto sono cambiate. E poi in tutto il discorso volevo aggiungere che uno dei personaggi che compare poco ma rimane la memoria dello spettatore è anche il, chiamiamolo personaggio, ma perché ci riferiamo comunque all'attore che lo interpreta, è Alice Cooper, che in una puntata fa veramente, insomma, dà un contributo assolutamente fantastico. Ah, certo, sì, quello vabbè fa parte di quei personaggi più provocatori e meno belli, se vogliamo. Esattamente. Mentre
Per Eleonora ho, diciamo, una domanda che la porterà a poi sviluppare il suo parere. Come ha detto prima, Eleonora si è espressa più in una versione più seriale, perché ha detto: non ho questa conoscenza della musica come me e Valerio, facciamo come Valerio, perché io ho preso la laurea in musica a Cabiate, insomma, lui invece l'ha presa in Nepal, in Vaticano, e quindi insomma già... Sono anche in Erasmus a Timbuktu, Vedete. Vedete, non sono cazzi, io invece ho fatto il controfagotto celtico, è stato un bel periodo, un'esperienza insomma interessante. Visto, io invece ho suonato il triangolo nel Guardie Svizzere, ho fatto un Erasmus alla Fontana di Mariano Comensi e poi dopo basta. Detto questo, per Eleonora faccio questa domanda che, come detto prima, è un trampolino di lancio per spiegare il suo parere. Per una persona che si approccia più a livello televisivo e viene esposta a tutte queste nozioni musicali, anche sia a livello di tecnica, sia a livello di cultura e tutto, com'è l'approccio? Nel senso, come si percepisce? Sì, sì, so. Come si percepisce, ecco, grazie. Allora, quando penso alla musica e vinil, a me viene in mente una sequenza immediatamente. Sembra che sia nella puntata, nel quarto episodio, che io ho recensito, mi sembra fosse il quarto, cui Lester, quando dà fuoco allo studio di Richie, c'è un momento in cui Janis Joplin canta Cry Baby, incredibilmente Vinyl fonde il livello scenico con la musica e si fondono in una maniera così intensa che anche da, diciamo, conosco Janis Joplin, però non sono una profonda conoscitrice di quel mondo, uno resta intrigato da questa fusione, da questo gioco di immagini e musica. Prende fuoco lo studio, prende fuoco dall'altra parte di un vetro, vediamo una Janis Joplin che canta Cry Baby. Secondo me è questo vinile, questa unione, non sempre in maniera così fusa, di musica e immagini, che alle volte diventa, diciamo, una sinfonia, perché è perfetto nella sua unione e quindi lo spettatore dice: no, ma guarda, vado un attimo a vedere chi è, cos'è, da che mondo deriva. E dall'altra parte anche invece alle volte è un di più, è sempre un di più pensato, però è un qualcosa che fa da contrappunto o da aiuto per capire meglio una sequenza o un momento. Però l'impressione è quella di un, appunto anche da profana, di un lavoro perfetto. Io non ho mai visto nulla di sbagliato, nonostante ho capito c'è una fusione di vari periodi musicali che forse non erano, cioè che non sono contemporanei. Però secondo me questo dà ancora di più il senso di quel turbine allucinato che è vinil. C'è un'amplificazione della musica come nel trip che vive Richie, e il senso è quello di una sorta di sinestesia, di vari piani che si fondono tra di loro. Certo, poi diciamo che l'aspetto dei generi che vengono anticipati, che ci vengono mostrati, è anche un qualcosa di normalissimo, perché noi abbiamo appunto questa visione un po' astratta di decenni passati e quindi noi la vediamo un po' come un qualcosa di lontano, e quindi ci immaginiamo: ok, il punk ci deve essere nel 77 e il primo gennaio del 77 esce il disco dei Sex Pistols. No, non è chiaramente la musica rock anni 70 che noi conosciamo, cioè che noi conosciamo, che io mi aspettavo di trovare, molti si aspettavano di trovare, dai Led Zeppelin ai Deep Purple, ai Genesis, ai King Crimson, ai Yes, eccetera. È sbagliato considerare la musica anni 70, è la musica dei primi anni 70 che è un risultato di quello che è stato prodotto nella seconda metà dei 60, e quindi è normale che quella che noi conosciamo come musica anni 80, seconda metà dei 70, poi magari nel 73 già ci sta che stesse emergendo. Tra l'altro mi viene in mente un gruppo che non ci avevo pensato prima, che viene più volte nominato, un po' sottovoce di vinil, che si sono i Grand Funk Railroad, che è un gruppo americano molto molto, passatemi un termine, ignorante, molto, se vogliamo, casinaro, che può ricordare un pochino i Nasty Beats. È un rock molto duro, ma non un hard rock nobile come quello dei Deep Purple o dei Led Zeppelin. È un hard rock veramente, cioè che uno sente in certe canzoni la distorsione della chitarra, proprio il feedback con l'amplificatore. Una canzone inizia addirittura con il Charleston che si va allentando. Bene, in questa ultima parte del nostro intervento su vinil parliamo di una questione molto spinosa. In questo nostro podcast si è fatto tanto il nome di Winters, del
uno dei principali curatori della prima stagione di Vinyl, che nella seconda stagione non ci sarà più per motivi che non ho ancora capito bene se è stato cacciato lui oppure ha deciso di andarsene. Ma in ogni caso, visto che Winters è stata una figura centrale per questa stagione, che insomma sembra aver tirato fuori comunque le idee migliori, le idee anche più, possiamo dire, impressionanti nel senso positivo del termine, ora non ci sarà e insomma questa seconda stagione si preannuncia già molto enigmatica. Eleonora e Valerio, cosa ne pensano? Diamo la precedenza alla signorina del nostro podcast. Eleonora, cosa ne pensi della mancanza di Winters per la prossima stagione? Già sono contenta per signorina e non signora, e quindi già sono contenta, ma credo che sarà inevitabile che l'assenza di Winters ci si sentirà, anche perché la scrittura è la parte fondamentale di un'opera di questo tipo. Non so neppure come potrebbe cambiare la seconda stagione, nel senso che lo spettatore è abituato ad un certo tipo di puntata, ad un certo tipo di parabola dei personaggi, o meglio del personaggio. Sicuramente ci sarà uno scossone e ci sarà un po' una scossa tellurica che muoverà gli equilibri all'interno della serie, soprattutto perché bisognerà vedere chi prenderà il suo posto. Potrà decidere più o meno di seguire uno stile o un mondo simile a quello di questa stagione, oppure cambiare in maniera violenta. Bene, invece per quanto riguarda la signora Valerio, per lui faccio una domanda più specifica. Visto che comunque anche Eleonora ha detto, beh, speriamo che arrivi qualcuno di valido, io faccio questa provocazione. Quanto la vedresti male se arrivano gli showrunner di Biglietti a, diciamo, dirigere Vinyl? Allora, Biglietti sta in lavorazione da diverso tempo e si spera che prima o poi vedrà la luce, quindi non credo che potrà essere tradita per una serie HBO qualsiasi. Biglietti, ricordiamo che parla di tutti i tipi di biglietti che voi potete trovare, una panoramica sui biglietti del museo, sui biglietti dell'autobus, sui biglietti della metro, sui biglietti da visita, sui biglietti dello stadio, sui biglietti del cinema, esatto, sui biglietti del teatro, ma teatro dell'opera, quindi biglietti dell'opera, biglietti di un concerto, biglietti di un concerto gratis o a pagamento, insomma, tutti i tipi di biglietti che voi potete trovare. Insomma, a breve avremo delle informazioni più dettagliate. Per quanto riguarda il cambio di showrunner, bisogna vedere Vinyl cosa vuole fare da grande, cioè abbiamo avuto in questa prima stagione un accenno abbastanza importante di una trama orizzontale, possiamo chiamarla così, tutta la trama dell'omicidio, di una nuova casa discografica, del rapporto familiare, eccetera. Quindi se Vinyl ha già un punto d'arrivo, come molte di queste serie spesso hanno, ben scritte, sanno già dove andranno a parare, allora là il cambio di showrunner potrebbe essere una formalità, cioè proprio come se uno cambiasse l'idraulico, ma l'idraulico poi sempre lo stesso lavoro deve fare. Cambia lo showrunner, però i produttori, i sceneggiatori già sanno che si arriverà a un certo punto e quindi cambia solo una guida. Se invece Vinyl, ossia l'altro 50% che noi abbiamo visto quest'anno, ci vuole continuare a mostrare più che altro l'ambientazione, ci vuole far vedere questo mondo anni 70 molto colorato, molto elegante, ma anche molto oscuro, pieno di droga, se ci vuole far vedere quello, quindi in ogni stagione ci saranno nuovi personaggi, ci sarà un po' questa ambientazione, questo ambiente discografico, e la trama orizzontale verrà solo presa di spiego, allora lì lo showrunner cambia, allo showrunner, diciamo, ha un ruolo importante. Il cambiamento di showrunner potrebbe determinare un cambiamento dello show in una direzione piuttosto che in un'altra, quindi a quel punto noi vedremmo magari uno che non ha più quell'idea, adesso faccio un esempio di quel rock ruvido e sporco che vuole Ricci Finestra e si butta più nella deriva pop che sceglieva il suo collega. Tutto qua, insomma, bisogna vedere Vinyl cosa decide di fare, tracciare una storia oppure tracciare un'ambientazione, un ambiente. Io di mio spero che non arrivino mai gli showrunner nonché i curatori della serie di Under the Dome, perché potrebbe essere la fine di qualsiasi tipo di qualità. Beh, arrivati a questo punto, allora l'ultima domanda che ci rimane è una cosa di cui noi delle recensioni ci siamo accorti, ma a quanto pare nessun sito no, e ne parliamo adesso. Sia Valerio che Eleonora, una domanda per entrambi: cosa ne pensate del fatto che alla fine, nella scena dopo i titoli di coda, si scopre che è tutto un trip mentale di Leonardo DiCaprio quando è nel manicomio di Shutter Island? Cosa ne pensate di questa deriva? Niente?
biglietti da 20 euro, biglietti dell'aereo. Biglietti in tutte le salse, forma e dimensioni. Biglietti da visita del tram, del museo, del treno. Biglietti per il cinema, biglietti per un concerto, biglietti per uno stadio all'aperto. Biglietti, tutto quello che avete sempre voluto sapere, ma non avete mai osato chiedere. Ogni giovedì di venerdì notte, all'orario che sapete voi.